Buonasera e bentrovati nello spazio dedicato all'informazione su Teletruria. Raddoppiati i casi nell'Aretino, sono veramente tanti, un po' in tutta la ASL Toscana Sud-Est, ma per ora l'ospedale tiene botta, anche se non si sa per quanto ancora. Ieri erano 88, oggi sono 184. Parliamo dei nuovi casi di Covid in provincia di Arezzo che sono sostanzialmente raddoppiati. Non va meglio nel territorio della Sud-Est, dove si arriva a 374 casi con Siena e Grosseto, che tuttavia non raggiungono i livelli della provincia di Arezzo, dove il raddoppio in 24 ore comincia a spaventare. 25 i comuni toccati dal virus, con il capoluogo a quota 68. Poi ci sono 13 casi a Castiglione Fiorentino, 15 a Cortona, 8 a Montevarchi, 8 a Terranuova, 8 a Civitella, 6 a Monte San Savino, 6 a Sansepolcro, per citare i comuni con più casi. Dai dati emerge che ci si contagia soprattutto in famiglia. Dei 49 casi dagli 0 ai 18 anni si può desumere, ad esempio, che abbiano passato il virus in famiglia, fratelli, sorelle, genitori e nonni, visto che ci sono casi anche nella classe 65-79. È chiaro, perché gli esperti spingano verso la terza dose, che in presenza di Omicron protegge ed evita il Covid nelle forme peggiori. Perché ormai è assodato che dal virus ci si reinfetta e che 3 dosi sono indispensabili. E anche se è da appurare che la variante Omicron sia più o meno aggressiva, di certo fa più infettati e nel grande schema dei numeri questo vuol dire più ricoveri. Il San Donato per ora però tiene botta con i soliti 18 ricoverati degli ultimi giorni e per fortuna non ci sono decessi. Balza all'occhio il numero dei curati a domicilio, 1.131 nell'Aretino, e ci sono 3.543 persone in quarantena come contatto di caso. Gli esperti, come il dottor Danilo Tacconi, continuano a consigliare misure preventive unite alla vaccinazione. Insieme a Tacconi, giovedì prossimo 23 dicembre su Teletruria torneranno Anna Beltrano, il DG d'Urso e stavolta il pediatra Marco Martini per rispondere in diretta telefonica alle vostre domande. Per mail potete già inviarle a info@teletruria.it. E passiamo adesso alle elezioni provinciali. Ben 6 consiglieri sono andati al centro-destra e 5 al centro-sinistra. Marco Donati ha fatto della bilancia. Sentiamo tutti i nomi. Pari e patta in consiglio provinciale, ma la presidente Chiassai non può certo sorridere davanti al dato uscito dalle urne riservate ai consiglieri comunali eletti nei 36 comuni della provincia di Arezzo. Lo spoglio è durato fino alle 4 del mattino. I 6 consiglieri del centro-destra non garantiscono la maggioranza alla presidente, che per altri 2 anni sarà sullo scranno più alto di Sala dei Grandi. 5 gli eletti nella lista del centro-sinistra appoggiata dal PD, con Maria De Palma, sindaco di Marciano, in testa, mentre nel centro-destra sono 6 i consiglieri eletti guidati dal cortonese Nicola Carini di Fratelli d'Italia, che torna dopo 5 anni in consiglio alla pari di Simon Pietro Palazzo, aretino esponente di Oraghinelli. Bel colpo della lista promossa da Marco Donati, che sarà l'ago della bilancia con l'elezione di Stella Scarnicci, sangiovannese, espressione delle liste civiche di San Giovanni Valdarno. Per la Chiassai, cocente delusione per la mancata elezione del fedelissimo Marco Morbidelli. Sotto l'aspetto politico, l'elezione di Laura Chieli, consigliere di minoranza a Sansepolcro, è un segnale che arriva dal centrodestra dopo le recenti divisioni elettorali che avevano sancito la spaccatura a Sansepolcro. E adesso la cronaca: fanno controllo sul Green Pass e fermano spacciatore pendolare che finisce in manette. Protagonista un giovane aretino fermato dai carabinieri sul treno che dal capoluogo arriva in Casentino. Il suo obiettivo era spacciare stupefacenti nella vallata. Il ragazzo è stato infatti trovato in possesso di una discreta quantità di hashish e marijuana. Il blitz nella tarda serata alla stazione ferroviaria di Bibbiena, e i carabinieri, supportati dall'unità cinofila del nucleo di Firenze, hanno notato il giovane muoversi in modo sospetto. La droga è saltata fuori al primo controllo. È una bella serata di solidarietà che ha visto protagonisti gli sbandieratori della giostra, la Pieve di Arezzo. Il gruppo Sbandieratori di Arezzo regala un momento di musica e bandiere qui alla Pieve, un appuntamento che mancava da un anno circa e quest'anno torna. Esatto, siamo alla 7ª edizione di questo nostro spettacolo Musica, Bandiere, Voce in Pieve, che dopo l'interruzione forzata dello scorso anno riprende in questa situazione che ci ha lasciato uno spiraglio per poterla rifare. E è una manifestazione in
in cui gli sbandieratori intendono offrire il proprio omaggio alla città con uno spettacolo dove il movimento delle bandiere rappresenta solamente la cornice cromatica alla vera protagonista che è la musica. Quindi il nostro reparto musicale di trombe e di tamburi si affianca a un coro, il coro Castalia, all'ensemble vocale femminile, e la partecipazione che ritorna è quella del team Falene della Ginnastica Petrarca, specialità Gimnestrada, che assieme alla musica eseguirà alcune coreografie particolarmente suggestive, anche legate all'argomento natalizio e comunque di sicuro impatto, di sicuro interesse. Ecco, quindi anche gli sbandieratori continuano il loro impegno per la città anche fuori dalla giostra del Saracino. Esatto, questa è la nostra manifestazione che organizziamo ad Arezzo e siamo particolarmente orgogliosi di farla. La nostra attività chiaramente è legata ovviamente dalla giostra del Saracino, ma insomma noi cerchiamo di portare il nostro contributo in varie realtà, sì. Sono piuttosto soddisfatti i commercianti per le vendite prenatalizie, anche se c'è sempre il timore di eventuali restrizioni. Natale si avvicina, sentiamo i commercianti come stanno vivendo questo momento e se fanno vendite. Qui siamo in un negozio di abbigliamento in cima al corso. Meglio dell'anno scorso sicuramente, speriamo che in questa settimana sia ancora propensa la gente a fare i regali e che vada sempre meglio. Timori per eventuali chiusure? Tantissimo, quello almeno a me preoccupa tantissimo. Come va la vendita di dischi in questo periodo natalizio? Ma direi sufficientemente bene, abbastanza bene, soprattutto per i vinili che ovviamente stanno spopolando ora rispetto ai scorsi anni. Mi fa molto piacere che anche tanta gente si riapproccia ai vecchi apparati che aveva in casa, aveva in cantina, aveva dai nonni, li rimetta in funzione e li faccia e funzionano perfettamente anche per i nuovi vinili. Ovviamente insomma è un altro modo di fruire la musica, più lento, più bello, secondo me molto più appagante per tutti. Come vanno le vendite delle scarpe in questo periodo pre-natale? Si regalano? Si regalano. Prima era un regalo, insomma, così, un po' strano da fare, no? Ma invece ora da qualche anno si regala le scarpe, anche perché è un prodotto di estrema utilità, e quando uno dice ma regali un paio di scarpe, vai, così almeno le metto. Gli articoli per la casa sono un regalo gradito per Natale? Gli aretini comprano questo tipo di cose? In particolare quest'anno sì, più degli anni passati, perché con questo Covid la gente diciamo stando più in casa è attratta più all'oggetto bello per la casa, utile ma bello e di qualità. Bello e di qualità, giustamente. Quali sono i regali che vendete di più? Ma in generale diciamo caffettiere, piatti, oggetti d'arredamento, un po' di tutto per la casa, ecco. E per fare dei bei regali di Natale si può andare anche alla mostra mercato, al circolo artistico. Gli oggetti sono creati da ragazzi disabili. Fare regali ma anche fare solidarietà si può grazie alla bella mostra mercato al circolo artistico organizzata dalla Progetto 5 fino al 22 dicembre mattina. Presidente, che cosa c'è da vedere, da comprare, da regalare? Ah, qui non manca sicuramente la fantasia, qualunque cosa pensate di poter regalare, l'ho trovato, dalle piante alle sciarpe a centrotavoli, c'è un po' di tutto. Sono manufatti fatti da persone disabili che frequentano i nostri centri diurni e diciamo che questa mostra per loro è molto importante perché è il coronamento di un percorso molto lungo, durato anche un anno, di una parte delle attività che si sono svolte all'interno dei servizi. Senta, sono oggetti veramente molto belli, quindi questi ragazzi hanno veramente una grande creatività e sono anche bravi in manualità. Sì, allora in effetti serve molto anche a questo, proprio il mantenimento e la stimolazione manuale, e anche grazie comunque anche ai nostri operatori, la creatività è tantissima anche la loro. Si può fare un regalo pensando di fare un bel regalo e anche solidarietà? Direi proprio che è l'occasione giusta, sì. Venite, vi aspettiamo prima di mercoledì.
E ancora regali, ancora solidarietà fino al 1° gennaio in Piazza San Francesco, nei locali concessi da Beppe Sugar Angiolini, è aperto il tradizionale mercatino natalizio organizzato dalla sezione femminile della Croce Rossa di Arezzo. Dall'abbigliamento ai gioielli all'oggettistica, al mercatino della Croce Rossa si può trovare davvero di tutto. Un'occasione per fare un bel regalo di Natale e beneficenza. E siamo di nuovo tornati alla città del Natale, stavolta ci siamo dedicati alla ruota panoramica e la vista da lassù di Arezzo è veramente magnifica. Continua il nostro giro nelle attrazioni della città di Natale. Oggi siamo saliti sulla giostra panoramica, una delle più, diciamo così, attrazioni più belle e che richiamano più persone. Una bella giornata come questa fa la fila giù di sotto, dove abbiamo aspettato anche un po' prima di salire. Indubbiamente quello che si gode dall'alto è un panorama completamente diverso. Il giro sulla ruota panoramica va bene per grandi e per piccini, anche perché è molto sono molto comode, molto larghe e non spaventano, ad esempio come il vascello, e non fanno venire mal di stomaco. Ma la cosa più bella è che si può ammirare la città di Arezzo dall'alto e dal basso. Giù di sotto ci sono ovviamente gli addetti alla sicurezza che chiedono il Green Pass come in tutte le attrazioni, e questa ci dicevano i titolari, ha raccolto sempre una grande attenzione per i bambini ma anche per gli adulti. Abbiamo visto molti ragazzi ad esempio farsi un selfie. E dalla ruota panoramica noi vi salutiamo e ci godiamo il paesaggio in vista del prossimo Natale. Cambiamo argomento. Claudio Trotta è stato protagonista di Sud Wave alla CAMU di Arezzo. Nell'ultima giornata del festival Sud Wave alla CAMU di Arezzo il protagonista è stato Claudio Trotta, organizzatore di festival che ha portato in Italia centinaia di artisti di fama mondiale, tra i quali Bruce Springsteen, che nel 2022 sarà di nuovo nel nostro paese. Interessante la conversazione con Mauro Valenti sul bagarinaggio online, difficile da fermare, sugli artisti capaci di deludere una volta conosciuti dal punto di vista umano, sulle responsabilità di chi lavora nel mondo dello stare insieme. Il mondo dello stare insieme è condizio sine qua non per un futuro che non sia distopico, che non sia angosciante. Non si può non vivere per paura di morire, e non si può vivere semplicemente per apparire sul grande schermo, qualunque essa sia. Bisogna insegnare estetica dello spettacolo, estetica del lavoro. Bisogna ridare senso alla parola lavoro, alla passione. Il futuro dipende da tutti noi? Forse, se ci impegniamo a fare in modo che dipenda da tutti noi. A Claudio Trotta il premio Arezzo Wave Station, le chiavi di un piede a terra in Arezzo, inimmaginabile, una teca con il calco del piede a terra di Trotta. Presente il sindaco di Arezzo che ha consegnato riconoscimento a Trotta ribadendo l'importanza della musica per la città. La città punta tanto sulla musica, su tutti i tipi di musica, essendo la patria di Guido d'Arezzo, puntiamo sul far crescere anche una forma di turismo musicale. Sono certo che ci siano delle opportunità, ci sono delle possibilità, staterà di vedere assieme quali sono quelle sostenibili, quelle sensate, quelle di buon senso e quelle di qualità. Ecco. Visita all'ospedale San Donato dei bikers del motoclub aretino Discorsi Pochi per consegnare doni e pensieri natalizi ai bambini del reparto di pediatria. Il gruppo, nato nel 2015 con i suoi oltre 50 tesserati, è tornato in strada per un'iniziativa che unisce sport, socializzazione e beneficenza. Tutti vestiti da Babbo Natale hanno portato doni che poi verranno consegnati ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria, una tradizione che si ripete da oltre 10 anni e che trasmette sempre buon umore e senso di comunità. Ed è tutto esaurito per la serata di degustazione alla Fraternita di Mugliano. Questo luogo è un luogo dedicato alla degustazione sensoriale, cioè riuscire attraverso la degustazione del vino, dell'olio, a godere dei buoni alimenti prodotti da tenute di fraternita. Noi abbiamo pensato questo luogo per venire incontro alle tante persone che hanno desiderio di recuperare il piacere alimentare, perché il piacere alimentare può guidare anche verso la salute. È con me il rettore deputato all'agricoltura, Arturo Ghezzi.
Sì, questo è un luogo storico, anche questo, tanto per cambiare, era la parte colonica dell'immobile dove sotto abbiamo adesso la barriccheria, e queste stanze, questo vecchio appartamento, diciamo così, l'abbiamo trasformato nelle stanze del vino, sono delle stanze di degustazione. Quindi si parla di abbinamenti studiati, da chi verranno proposti questi? Questa serata, come diceva il Rettore, oltre che la collaborazione di Vestri, vedrà anche la collaborazione importante di ICE, che è l'Associazione Sommelier di Arezzo, che abbinerà la cioccolata con i prodotti, con i nostri prodotti, per cui sarà una cosa, una degustazione sensoriale guidata da ICE. È iniziata la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino la vaccinazione dei bambini dai 5 a 12 anni senza alcun problema. Il personale sanitario ha ricevuto la visita dell'assessore alle politiche sociali del comune, Stefania Franceschini. E imparare a respirare di nuovo dopo il Covid non è affatto facile. Sentiamo. Strutture dedicate alla riabilitazione post-Covid dopo il Covid esistono e hanno un nome, CRT. Abbiamo attivato questo servizio già lo scorso anno, appena emersero i problemi post-Covid di molti pazienti, ricorda Cristiano Scarselli, vice direttore sanitario e responsabile medico dell'unità ospedaliera della clinica di riabilitazione toscana. Eroghiamo prestazioni in tre ambiti, ospedaliero, semi-residenziale e territoriale. In altre parole, siamo a disposizione sia in ospedale che in ambulatorio. Il paziente viene preso in carico dal team multidisciplinare clinico riabilitativo. L'obiettivo è quello di restituire al paziente il miglior profilo funzionale globale raggiungibile tramite la riabilitazione. Il paziente deve imparare di nuovo spesso a respirare dopo la durissima esperienza del Covid. Lo fa attraverso un ciclo di trattamenti il cui numero varia a seconda delle condizioni e dei problemi che il Covid ha lasciato. I trattamenti possono avvenire in ospedale per i casi più gravi. Finora, ricorda Scarselli, ne abbiamo trattati una quarantina. Ci sono poi quelle prestazioni che vengono definite semi-residenziali e ambulatoriali. Le prime durano 3 ore a seduta, le seconde 1 ora. I cicli sono di 20 sedute distribuite in 3 settimane. I miglioramenti a fine ciclo sono evidenti. Il servizio prevede anche il monitoraggio del paziente finalizzato ad intercettare precocemente eventuali ricadute funzionali. Ogni paziente è monitorato telemetricamente dal cardiologo. Ad oggi una quindicina i pazienti che hanno utilizzato finora i servizi ambulatoriali di riabilitazione pneumologica della CRT. Non solo Natale, a Fogliano della Chiana infatti fervono i preparativi per il carnevale più antico d'Italia e pare che ci sarà anche un'importante novità. Ad ora il Carnevale di Fogliano della Chiana, edizione 2022, si svolgerà. Fervono già i preparativi del grande evento nei 4 cantieri. Ci stiamo lavorando, i cantieri stanno procedendo a finire i carri, noi come organizzazione siamo in fase di costruzione di tutto, insomma. Ovviamente siamo partiti anche noi in ritardo con l'organizzazione, quindi siamo tutti un po' più di rincorsa e con un pochino più difficoltà, però insomma la macchina è partita e sta andando per la strada che deve. Ora aspettiamo solamente il momento giusto, insomma, a febbraio, per partire definitivamente. Quindi ad ora il carnevale si farà, c'è una bella novità per quanto riguarda un carnevale notturno. Sì, diciamo che quest'anno, visto insomma l'allungarsi anche dei tempi, perché inizieremo il 20 febbraio e quindi per non andare troppo lunghi con le famose 5 domeniche, abbiamo deciso di farne 4 e di metterci un sabato in notturna prima del finale, insomma. Sarà una novità anche per noi dell'organizzazione, per i cantieri stessi, e speriamo bene, dai. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è stato protagonista di una trasmissione su Rai 2. Ci sono luoghi che più di altri ci predispongono alla scoperta, ci mettono in cammino. Luoghi che non sei sicuro siano veri o solo il frutto della tua immaginazione. Nel mezzo di questa selva tra la Romagna e la Toscana pare di vivere dentro un sogno. Inizia così il viaggio di Federico 40 all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Nell'ultima puntata del Provinciale, la trasmissione di Rai 2 che porta gli spettatori attraverso i valori più sani della provincia italiana, sono stati infatti toccati i luoghi descritti dal poeta maledetto Dino Campana. Nel corso della puntata il conduttore si è così messo in cammino, scoprendo tutte le caratteristiche e le bellezze di questo luogo.
dalle foreste di faggi e quelle di abeti, ai corsi d'acqua che confluiscono nell'Arno, dal lago di Ridracoli, realizzato dall'uomo per il fabbisogno di acqua della popolazione, agli eremi di Camaldoli, dove ha incontrato un eremita benedettino che vive lì da 30 anni, fino al santuario della Verna, luogo francescano per eccellenza e dove pure il viaggio di Campana si concluse. Durante il cammino non sono poi mancati anche incontri casuali o piccole soste rigeneranti e rifugi per scaldarsi davanti a un camino e dialogare con persone semplici che amano accogliere i viandanti. Insomma, ancora una volta il Parco Nazionale del Casentino ha dato bella mostra di sé sulle reti nazionali, grazie ai suoi paesaggi mozzafiato, ma anche tanti luoghi ricchi di storia e spiritualità. Cibo per le colonie feline e campagna contro l'abbandono. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale Carlettini. Lei ha un grosso impegno anche con il canile, che è anche una sezione dedicata ai gatti, che ci sono davvero, lo abbiamo visto, tanti animali. Di recente è stato portato cibo proprio per chi poi ha le gattare, quelli che accudiscono animali meno fortunati perché continuano a stare in strada. Ecco, vogliamo evitare anche questo, che ci siano poi cani, gatti e anche spesso animali esotici che vengono abbandonati. Questo va evitato assolutamente. Certo, siamo contrari all'abbandono degli animali perché appunto gli animali hanno bisogno di rispetto, hanno bisogno di attenzione. Chi non se la sente di adempiere a questo impegno è bene che non lo faccia. E sì, per quanto riguarda gli animali, noi ultimamente abbiamo fatto da pochi giorni la distribuzione di alimenti, la distribuzione di 50.000 pasti da destinare alle custodie delle colonie, e io questo appunto lo rivendico con orgoglio, perché le custodie delle colonie stanno svolgendo un ottimo lavoro e dobbiamo soltanto ringraziarle per il sacrificio che mettono e per l'amore che mettono nei confronti dei nostri amici animali. E con questi bei gatti finiamo il nostro telegiornale, ma subito dopo di noi andrà in onda Domenica Sport, fatti, risultati e personaggi del weekend sportivo. Al termine la differita dell'incontro di calcio Cannara-Arezzo, valido per il campionato di Serie D, Girone E. Per questa sera è tutto, grazie per la cordiale attenzione, buona serata.